1973 viene riorganizzato, sottolineo questo, viene riorganizzato il Comitato Geologico e viene istituito il Regio Ufficio Geologico. Allora, già qua gli anni sono pochi, si vede che il percorso delle ristrutturazioni, dei cambiamenti, no? È un percorso che affligge sostanzialmente il Regno d'Italia, no? Affliggerà poi lo Stato italiano, no? In tutto il suo percorso, cioè questo rimpastare, rilanciare, ripescare, riformulare i discorsi è un qualcosa che abbiamo sempre nel DNA, che forse sarebbe meglio cambiare. I eventi effettuati portano alla prima carta geologica d'Italia, la prima edizione della carta geologica d'Italia, 1 a 1 milione, bellissima, straordinaria anche questa per chi ama esattamente i documenti antichi e la grafica. L'ISPRA ha voluto pubblicare la quinta edizione della carta geologica d'Italia all'1 al milione, e credo che questo sia un segnale molto forte nel voler continuare su una certa strada, nel volerla valorizzare. E voglio mettere quella carta, la prima edizione della carta geologica d'Italia, a fianco alla quinta edizione della carta geologica d'Italia, lasciando a Giovanni Dal Piazza sostanzialmente l'onore di descrivere questo percorso. Grazie a tutti. Con l'Unità d'Italia apparve subito chiaro ai politici e agli scienziati che avevano a cuore le sorti del nuovo paese la necessità di realizzare una carta geologica moderna che illustrasse in dettaglio la complessa natura dell'intero territorio nazionale e le sue risorse naturali. Documento tuttora attuale nella sua precisa e concreta articolazione. Grandiosa impresa, così la definivano giustamente, voluta da Quintino Sella, ma il 3 marzo del 62 la politica si riprende Sella e lo nomina ministro delle finanze. Proprio forse perché è ministro delle finanze e ha l'impegno di portare la lira a fare agio sull'oro, cosa è riuscito a fare, cosa fa? Taglia tutti i fondi possibili, ovviamente compresi quelli che lui aveva previsto col decreto precedente per finanziare la carta geologica d'Italia. Quindi lui da una parte come senatore propone la carta geologica, poi come ministro la pose, il cosiddetto infanticidio. Che il Corpo Alpino Italiano nasce nel 1863 ed è la più vecchia associazione a carattere nazionale sorta subito dopo l'unificazione italiana. Il Corpo Alpino Italiano nasce come una costola della comunità scientifica subalpina, della comunità scientifica torinese, che ha nel Politecnico, in quello che sarà poi il Politecnico, la scuola di applicazione per ingegneri, di cui Bartolomeo Gastaldi è segretario, e nell'Accademia delle Scienze i due elementi propulsori. Quintino Sella certamente, accanto all'aspetto scientifico legato alle scienze della terra, vedeva nel Club Alpino un forte impegno sul piano educativo, pedagogico, rivolto alla gioventù. Chi conosce la vicenda di Villa in questa idea del sapere che oppone il petto, c'è direi già, come dire, una chiave di lettura del risorgimento. E vale a dire l'idea che lo scienziato è necessariamente anche un militante del proprio tempo. Se Villa rappresentò il massimo del sacrificio per gli ideali nazionali, altri geologi si spesero per l'Italia in quella straordinaria stagione, a cominciare da Lorenzo Pareto, Mazziniano nella prima ora, poi probabilmente nella seconda no, ma come dire, molti sono i risorgimentali in quel campo. Giuseppe Meneghini, costretto a lasciare Padova nel 48,
addirittura poi per occupare la cattedra di Pilla. C'è in esposizione all'angolo sinistro, alla mia sinistra della sala, il plastico della battaglia di Curtatone Montanara, famoso per la prima compagnia al comando di Leopoldo Pilla, che poi perse la vita, geologo, che perse la vita appunto a Curtatone. Scorso è stato fatto circolare un documento che presento qua per lasciare una traccia di questo evento, no? Questo evento parte dal Risorgimento, per dire i geologi hanno fatto l'Italia, che Quintino Sella, con l'obiettivo, come adesso, corsi e ricorsi storici, doveva pareggiare il bilancio in pochi anni. Nonostante questo investì molto nella carta geologica, nelle istituzioni geologiche. E adesso siamo un po' nella stessa situazione, c'è bisogno di una ripartenza della geologia che si trova in forte crisi istituzionale. Questo appello si chiama per un nuovo risorgimento delle scienze geologiche. È un appello al Presidente della Repubblica, al Governo, al Parlamento, alla Conferenza Stato-Regioni, e che abbiamo articolato in 5 punti per la sicurezza e lo sviluppo economico e sociale del Paese. Uno è rafforzare la presenza delle materie geologiche nei programmi delle scuole superiori. Due, incentivare le iscrizioni ai corsi universitari in scienze geologiche. Terzo, difendere l'identità dei dipartimenti di scienze della terra all'università. Senza dipartimento è difficile avere un corso di laurea, e se non laureiamo più geologi difficilmente avremo professionisti delle scienze geologiche del futuro. Quarto punto, chiamato una nuova legge di governo del territorio. Più che una nuova legge serve un collegamento e una semplificazione della normativa esistente e una serie di controlli che consentano che gli edifici, come io ho visto nei giorni scorsi a Ulla, alle Cinque Terre, l'anno scorso in provincia di Messina, che magari sono anche tutti regolari da un punto di vista di permessi costruttivi, ma sono dentro gli alvei dei fiumi o sono sopra le frane. Quinto punto, e forse il più importante, se ne è parlato molto oggi, rilanciare il Servizio Geologico d'Italia e soprattutto il Servizio Geologico ha la missione di completare la Carta Geologica d'Italia. Direi di iniziare questa tavola rotonda. Noi abbiamo, credo, una grande necessità di essere presenti nei momenti non di emergenza. Le geoscienze sono utili nel reperire risorse, nel proteggerle, difendere le acque, nel fornire supporto alle richieste di energia, nel rendere i giovani più sensibili, più consapevoli dell'importanza di conoscere il proprio territorio, di creare dei cittadini che siano più consapevoli del valore dell'ambiente, che esercitino meno pressioni negative sui tecnici e sui politici, che ne esercitino invece di pressioni positive, che li rendano consapevoli, queste figure, tecnici e politici, della pericolosità o delle risorse dell'ambiente. Il Servizio Geologico degli Stati Uniti ha un budget annuale di 1.100 milioni di dollari. Le geoscienze, per esempio, ricevono ogni anno circa 1.000 milioni, circa 1 miliardo di dollari, che rappresentano il 15% del budget nazionale. In Italia quel poco che riceviamo rappresenta meno del 3%, quindi già c'è una grossa differenza, come vedete, di 5 volte in termini di interesse che hanno gli Stati Uniti rispetto alle ricerche nelle scienze della Terra. E i biologi studiano il genoma. Noi dobbiamo cercare di capire come funziona la Terra, dobbiamo andare alla ricerca, tornare a fare ricerca di base, in cui è inclusa ovviamente la cartografia. Dobbiamo ovviamente cercare di applicare questa ricerca in risorse energetiche e nel rapporto ambientale terra-uomo e uomo-terra. Quindi Gelmini, che preferisco chiamare 240, fa scomparire di fatto in Italia una serie di dipartimenti e molto probabilmente scomparirà quell'identità a cui noi spesso oggi ci siamo richiamati. Cenerentola, nell'Accademia Italiana le scienze della Terra si pongono al 6º, 7º posto nelle classifiche mondiali della ricerca scientifica, quindi mostrando un'eccellenza eccezionale, nonostante le ristrettezze in cui viviamo. Parto dall'ultima affermazione, quella del professor Molla, quando ha detto che bisogna che ci sia qualcuno che stia sul territorio. E se in alcune parti d'Italia, mi riferisco soprattutto alla Sicilia, si sono avuti non meno danni ma meno morti che altrove, lo si deve anche perché là è stato attivato da tempo, fra la protezione civile
regionale, l'Ordine dei Geologi della Sicilia, la Comunità Geologica Siciliana, un servizio di monitoraggio e di, anche nella fase di emergenza, che ha consentito di, prima ancora che iniziassero gli eventi, di spedire ciascuno nella propria fetta di territorio che aveva già studiato e in contatto poi con la centrale operativa prendere immediatamente quei provvedimenti che hanno consentito, che so io, di far evacuare alberghi che poi sono stati invasi dall'acqua e dal fango, o che hanno consentito anche di dire alla gente di uscire dalle case o ai sindaci di chiudere delle strade. Il Comune di Firenze si è inserito su ricerche portate avanti dall'università dando un suo contributo, in cambio ottenendo una serie di risultati e di dati che gli sono stati non solo utili, ma addirittura devo dire a questo punto sono stati gli elementi che ci hanno permesso di dare anche caratura e spessore a quello che abbiamo fatto, gli hanno permesso di mettere a punto tutta la dotazione degli studi di supporto al piano strutturale. Doglioni ha richiamato, secondo me, uno dei punti importanti. Noi dovremmo avere uno o due progetti, grandi progetti nazionali, all'interno del quale chiedere l'attenzione della politica. È la carta geologica d'Italia, senz'altro è la carta geologica d'Italia per una quota parte, ma non basta solo la carta geologica d'Italia. I presidi territoriali, nella direttiva del Presidente del Consiglio del 2004, 27 febbraio 2004, c'è esplicitamente richiesto il ruolo dei presidi territoriali per il rischio idrogeologico e idraulico, con dando mandato alle regioni di coinvolgere sostanzialmente le figure, è norma dello Stato, che più che una nuova legge di governo del territorio, io qua mi sono scritto un'armonizzazione, uno sviluppo, una semplificazione e un'applicazione efficace delle leggi del territorio che oggi esistono. C'è sempre stata una slegatura tra quello che è la scala della pianificazione e della regolazione urbanistica con quella che è invece la mappatura, l'esposizione ai rischi. Devo dirvi che è molto importante che questa manifestazione sia nata per ricordare quello che è accaduto in questi 150 anni, in quanto sia stato importante il contributo dei geologi e di giovani studiosi in scienze della terra anche all'Unità d'Italia tanti anni fa. Sono state ricordate persone così importanti come Quintino Sella, ed è importante proprio che nello stesso giorno sia stata fatta anche un punto, una riflessione sullo stato attuale, su quello che potrebbe essere uno sviluppo futuro, sia per l'aspetto ovviamente universitario, i quali sono certamente più competenti, ma anche per gli aspetti in generale professionali che hanno una ricaduta così importante e che sembra essere percepita sempre di più dall'opinione pubblica. È molto importante che ci sia una forte pressione, che condivido totalmente, nel cercare di inserire questa, che non è, diciamo, una sorella minore della matematica, della fisica e della chimica, è una sorella a tutto tondo e deve avere le stesse attenzioni sia per l'insegnamento, almeno con un certo numero di ore nelle scuole superiori, perché è lì che si forma anche l'interesse dello studente a proseguire gli studi in una certa direzione. Sarebbe importante anche sollecitare degli interventi per i nostri laureati che possono in qualche modo, e per i nostri dottorati, che possono essere indirizzati su materie specifiche, e su questo io credo che il ministro nuovo possa avere una certa sensibilità, essendo un ingegnere, essendo in qualche modo indirizzato in questo tema. Credo che veramente questa iniziativa abbia colto veramente l'essenza di un'iniziativa per i 150 anni, che non sia solo guardare alle nostre memorie, alle nostre radici, che guardare alle nostre radici serve a fare una riflessione sul presente e pensare a quello che possiamo fare per il futuro. Io, per quanto vi posso garantire, e credo che Nicola Casagli questo lo possa testimoniare, l'attenzione su questo dipartimento e su questa area culturale della nostra università c'è e ci sarà. Grazie comunque per essere venuti.